Wahey Coach, ben ritrovati dal vostro Underlink, non sono su Inazuma Eleven, due tempeste di fuoco. Iniziamo l'ultimo capitolo. Vediamo dove ci porterà la conclusione delle nostre avventure in giro per il Giappone. Finalmente avevamo sconfitto l'Alius Academy e il nostro viaggio volgeva al termine. Ne abbiamo passate tante insieme nel corso della nostra avventura. Abbiamo pianto e riso, abbiamo conosciuto nuovi amici e detto addio ad altri. Non ne hai visto? Ce l'abbiamo fatta, il futuro del calcio non è più in pericolo. Ora possiamo di nuovo giocare a calcio per divertirci, come dovrebbe essere. La nostra vera avventura sta per cominciare. Veglia su di noi, nonno, ovunque tu sia. Capitolo 10. Uniti per sempre. In effetti, questo Inazuma Eleven 2 faceva già presagire qualcosa del prossimo capitolo. Era ovvio che ci sarebbe stato un terzo capitolo di Inazuma Eleven, perché comunque sia in genere la level 5 fa sempre tre capitoli di un gioco e poi magari c'è un reboot. Inazuma Eleven, Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Ares. Forse Ares però sarà un titolo unico, perché comunque sia uscendo su Nintendo Switch avrà una bella corposità come gioco, quindi potrebbe essere un capitolo unico, ma pare che il quartier generale dell'Alius Academy sia stato distrutto completamente. Sì, e che l'esplosione abbia anche disintegrato la pietra di Alius. Meno male. È davvero finita, quindi. Peccato che tutte quelle preziose informazioni sull'Alius siano andate in fumo. Avremmo potuto utilizzare per capire per chi lavoravano. Per loro stessi. No, è così che deve essere. Non deve rimanere traccia dell'Alius. Sorella. Ehi, fratellone, cosa ti preoccupa? È la faccia di chi ha appena addentato il limone. Cioè, quindi tutta stretta? Ah, mi stavo solo chiedendo chi possa aver innescato il sistema di autodistruzione. Schiller era già stato arrestato. Chi può averlo attivato? Su, via, giù, rimuginarci sopra non risolverà niente. Abbiamo finalmente battuto la Lius Academy. Dai, sorridi, fallo per me. Scegli, smettimi di stirarmi le guance. Ehi, ora l'ho vista tutta, c'è un Sharp che fa le boccacce. Bene, abbiamo battuto la Lius Academy, immagino che dovremmo salutarci. Hai ragione, abbiamo tutti una casa alla quale fare il ritorno. Sappiamo che questo giorno sarebbe arrivato, ma questo non lo rende più semplice. Beh, non so, non era per così malaccio stare con voi. Ecco, cosa hai detto, Scott? Io non ho detto nulla. Guardate, il piccolo Scott è arrossito. Il rosso ti dona. Chiudi il becco, Wallside, sciocco scimmione. Ehi, Scott, piantala. Ehi, che dite di fare un salto alla Raimon Junior High prima di tornare a casa? In onore dei vecchi tempi. Vuoi che ci fermiamo alla Raimon? Stavo pensando che per una volta potremmo dare due calci a pallone per puro divertimento. Che potremmo giocare tutti assieme per l'ultima volta. Ehi, è davvero un'ottima idea, Mark, ci sto. Giocare tutti insieme alla Raimon, eh? Spero che Kevin e gli altri stiano meglio e possano partecipare. D'accordo. E potremo approfittarne per raccontare anche a loro come abbiamo battuto l'Alius Academy. Mi chiedo quando verranno dimessi dall'ospedale. Staranno morendo dalla voglia di tornare a giocare a calcio? Bene ragazzi, l'autobus è pronto. È ora di partire. Ah, ha chiamato il direttore. Vuole che ci fermiamo al campo quando arriviamo. Sembra che abbia organizzato una specie di festicciola per noi. Forte, si fa baldaria! Spero che ci sia una montagna di torte e un lago di aranciata e una valanga di gelato. Gelato. Allenatrice, andiamo? Sentite, io e Xavier dobbiamo andare ora. Xavier, allenatrice, ma perché? Mi dispiace, Mark. Dobbiamo pagare per tutte le cose terribili che abbiamo commesso. Ma allenatrice, cosa sta dicendo? Non posso lasciare andare allo sbando gli altri studenti dell'Alius. Hanno bisogno di un posto dove andare, dove essere felici. Voglio aiutarli. Allenatrice. Grazie Mark, grazie a tutti voi. Non dimenticherò mai il tempo trascorso con voi. Mark, sei davvero un capitano esemplare. Non cambiare mai, hai sentito? È un ordine. Sì signora. Mi sono divertito così tanto giocando a calcio con voi. Finché il calcio avrà ruolo nella nostra vita, ci rincontreremo, non vi pare?
Certamente! Abbiamo giocato a calcio insieme, no? Non è una cosa da poco. Se serbiamo questo ricordo nei nostri cuori, saremmo uniti da un vincolo indistruttibile. Hai ragione. Ora mi darò da fare per tornare in forma più presto. La prossima volta che ci incontreremo, giocheremo ancora e vinceremo noi. Affare fatto, ma non credere di riuscire a batterci facilmente. E l'avete sentito anche voi, l'allenatrice ha riso, il di gusto. Lina, c'è un altro che l'aspetta. È tempo che lei vada. Ha ragione. Deve essere dura per lei quanto è per i ragazzi, ma è inevitabile. Se ricordi quello che ha detto Mark, non sarà mai sola d'ora in poi. Avrà sempre la squadra. Ha ragione. Grazie di tutto, signor Hillman. Bene, Raymond. Credo sia tempo di andare. Arrivederci, amici miei. E ci rivedremo! Oh, se ci rivedremo! Ne stia sicura. Molto più presto di quanto lei immagina. Arrivederci, allenatrice. Arrivederci, Xavier. Alla prossima occasione. Ecco che vanno via. Mark, è tutto a posto? Bene, è tempo di tornare nella cara vecchia Nazma. Dobbiamo dire a Nathan e agli altri che abbiamo vinto. Giusto, non vedo l'ora di rivedere vecchio Kevin. E Giulia sarà così contenta. La prima cosa che dobbiamo fare al nostro ritorno è andare dritti al campo della Raymond. Potremmo dare a Nathan e agli altri una buona notizia dopo aver incontrato il direttore. E andiamo allora a Tokyo, alla città di Nazuma. Chi sono questi amici che stiamo andando a trovare in ospedale? Sono tipi tranquilli? Beh, Nathan non è esattamente un tipo tranquillo. Jimmy invece è un tipo piuttosto misterioso, per usare un eufemismo. È vero, tu non hai mai conosciuto Nathan degli altri. Aspetta, ti mostro una foto scattata il giorno in cui abbiamo vinto il Football Frontier. Nelly che si allontana. Vediamo, eppure dovrei averla. Eccola! Ehi, Mark, posso parlarti un momento? C'è qualche problema, Nelly? Beh, sai quella cosa che avevo intenzione di dirti dopo aver sconfitto l'Alius? Mi rinfrescheresti la memoria? Come non ti ricordi? Beh, quello che volevo dire... È ormai un po' di tempo che... Eccola là. Maledetto Scott. Ma che diamine! Fratello, questa volta l'hai fatta grossa. È stato Jack a spingermi. Proprio adesso che le cose si facevano interessanti arriva il guastafeste. Stavate tutti ascoltando? Scusa Mark. Mi dispiace, gli avevo detto di smetterla. Allora Nelly, che cosa mi stavi dicendo? Oh, non... Bene, siamo arrivati a Inazuma. Wow, si vede la torre, finalmente a casa. Ehi, Mark! Ah, ci risiamo. Penso che ci vorrà un po' prima che si renda conto dei miei sentimenti. Capisco cosa intendi, ma l'hai fatto così. Non importa, Nelly. Andrà meglio la prossima volta. Avrò... Avrai la tua possibilità prima o poi? Sì, certo. E ce l'avrà. Infatti si sposano. E nell'anime... oddio, meglio. In Inazuma Eleven Go Luce, lui è sposato con Nelly. In Inazuma Eleven Go Ombra è stato con Camelia si chiama in italiano nella traduzione. Nell'anime però Mark è sposato con Nelly e l'anime è quello che fa da canonico per il gioco, quindi sì, Mark in teoria si sposa con Nelly e basta, non c'è nessun altro. Guardate, guardate, sono loro, la Raymond Eleven! Wee-hee! Sono gli eroi che hanno salvato il mondo dalla Lius Academy. Mark! Oh, mammina, ciao! Mamma? Mark, ben tornato a casa, per fortuna stai bene. Mamma, non stringermi così forte, non riesco a respirare, lasciami per favore.
Può anche aver salvato il mondo, ma non sa ancora gestire sua madre. Come deve gestire un ragazzo la madre? Fammi capire. Come deve gestirla? Che stai dicendo? Cioè, ci rendiamo questo dialogo assurdo. Constant, Arthur, Charles, ve la sentite di uscire? Certo, questi ragazzi hanno battuto l'Alius e il minimo che possiamo fare è festeggiarli. Il primo ministro Vanguard ha annunciato la vostra vittoria in TV. Ha detto che senza di voi il mondo sarebbe andato incontro a un tragico destino. Puoi farmi un autografo sulla guancia, addirittura. Qui, qui! Ehi, che aspetto hai senza quegli occhiali? Ehi, non toccarli! Ci stanno trattando come degli eroi, un tantinello strano. Dico a tutti che abbiamo salvato il mondo, eppure non mi sembra ancora vero. Abbiamo solo fatto quello che potevamo per salvare il gioco del calcio, tutto qui. Bene, bene. Sembra proprio di sentir parlare David. Non le do torto. Tua nonna sarebbe così fiera di te, Mark. Seymour, le altre vecchie glorie del dinanzo, ma ti stanno aspettando. Va bene, vado subito da loro. Ci rivediamo più tardi. Attimo, qua facciamo tutto quanto il giro. Sentite ragazzi, dovreste andare a salutare i vostri amici in ospedale. Sono sicura che non vedono l'ora di incontrarvi. Lo so, mamma, hai ragione. Ma prima faremo un salto al campo della Raimon. Sentiamo cosa da dirci il direttore e poi andremo a trovare Nathan e gli altri. Bella Raimon darà la bella notizia. Andiamo! Eccoci qua. Direttore, siamo tornati! Eh? È deserto. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno, non è molto carino farci venire qui se poi lui stesso non si presenta. Dov'è la festa? Dove sono le montagne di torta? E dov'è la mia valanga di gelato? C'è un silenzio inquietante. Sembra non ci sia anima viva. Mark, vediamo se c'è qualcuno nei paraggi. Tutte le strade sono bloccate, quindi il massimo che possiamo fare è cercare qui. Ah, bentornati, è bello rivedervi. Professore, allora c'è qualcuno? Eravamo preoccupati, sembrava che fossero tutti spariti nel nulla. Dove sono finiti gli altri, professore? Non volevamo allarmarvi, è solo che i lavori di ristrutturazione dureranno più a lungo del previsto. Quindi abbiamo deciso di mandare a casa gli studenti finché la scuola non sarà come nuova. Ah, bene. Questo spiega tutto. Ah, Nelly, il direttore vorrebbe parlare con te. Credo che voglia organizzare una festa. Dovrebbero venire anche Sally e Silvia. Seguitemi, per favore. Ah, d'accordo. Capirete perché la risata malvagia. Scusa, Mark. Andate pure all'ospedale, vi raggiungeremo dopo. Va bene, andiamo a trovare Nathan e gli altri. Bene. Ci vediamo dopo, Mark. Sì, lei qui è ancora infatuata di Mark. Poi scopriremo che in realtà lei è da Rick Eagle. Le grasse risate. Bene, bene. Non dovrei aver lasciato nulla qui. Però, amen. Se c'è rimasto qualcosa al diavolo. Giulia! Axel! Giulia! Giulia, te la senti di camminare? Sei sicura? Sì, Axel. Quel detective dall'aspetto trasandato mi ha detto tutto. Papa Smith, poverino. Ha detto che avete trattato duramente per proteggermi da un gruppo di cattivoni. Così anche ce l'ho messa tutta. Volevo rimettermi abbastanza da potervi incontrare. Giulia. Grazie, Axel. Axel. Lasciamoli un po' da soli, Harley. Ah, sono così felice per te, Axel. In teoria Giulia è stata investita da un camion. E non ho idea di quanto tempo sia passato effettivamente dall'incidente ad ora. Forse un anno più o meno. Perché mi sembra che la Kirkwood disse che nel Football Frontier dello scorso anno hanno perso in finale contro la Royal. Quindi sì, praticamente poco più di un anno. Le avventure qui saranno durate un paio di mesi massimo. Non di più. Ah, dove sono tutti? I letti sono ancora caldi, devono essere andati via da poco. Lasciatemi pensare. Beh, se fossi loro, sarei in bagno. Non penso che siano tutti in bagno. Forse li stanno visitando? Ehi, Nathan, Kevin, Max, Steve, mi sentite?
Mi sembra il caso di urlare così, vi ricordo che siete in un ospedale. Ci scusi. Sa dirci per caso dove sono finiti i ragazzi che erano in questa stanza? Oh, mi pare che stiano facendo fisioterapia in riva al fiume. Fisioterapia? Perché proprio là? Ah, ho capito, scoperto che giocano a calcio sul campo vicino al fiume. Forse hai ragione, in tal caso devono stare decisamente meglio. Che bella notizia. Axel, eccoti, e Giulia sta bene? Sì, è una ragazzina forte, sta molto meglio. Sembra che siano tutti in via di guarigione. Bene, allora andiamo al fiume, l'aiuteremo a rimettersi in forma. Scommetto che lo dici solo perché hai voglia di giocare con loro. Beh, giocare insieme al calcio è il modo migliore per guarire, no? Hai ragione, Mark. Sudiamoci una mossa, è ora di ricominciare a giocare con la nostra vecchia squadra. Che bello dire davanti ai tuoi nuovi compagni giocare con la vecchia squadra. Sei cattivo, Mark, non hai un cuore. Nel frattempo, di fronte al palazzo del Parlamento... Signor Primo Ministro, Vittoria arriverà presto. Ah, ottimo, grazie. Ne è passato il tempo dall'ultima volta che l'ha vista così felice, signore. Sto per rivedere la mia cara diletta figliola. Quale padre non ne gioirebbe? Non dobbiamo dimenticare che è riuscita a battere l'Alius Academy. È diventata una giovane donna davvero in gamba, non crede? Effettivamente, è cresciuta. È successo così in fretta. Per un padre è un'emozione dolce e amara al contempo. Cos'è stato? Chi siete? Sei sempre stato troppo stupido per comprendere i nostri ideali, per capire cosa cerchiamo di ottenere. Ma siete voi, i manigoldi che mi hanno rapito a Nara? Ci hai ostacolato troppe volte, dobbiamo eliminarti dai giochi. No, Victoria! Hasta la Victoria, sempre. Vediamo un po' se i nostri amichetti sono qui a par... Eh sì, in effetti sono qui. No, ma non sono loro. In realtà è un gruppetto, non so di chi, però... Eccoci qua, cos'è successo, amichetto? Amichetto mio bello. Guardi un po' qui, ho trovato una cosa davvero strana. Scommetto che si tratta di un indizio davvero cruciale in un caso molto importante. D'accordo, d'accordo, darò un'occhiata, ma lascia andare la mia giacca. Zack, cosa ci fai tu qui? Oh, ciao Jack, ho trovato una cosa davvero strana vicino al campo. Strana? Quanto strana? Guarda tu stesso. Ma cos'è? Tutto lacero. Fammi vedere. È un pallone da calcio, vero? Questo è un pallone. Sì, il colore, il materiale, ne sono sicuro. Deve essere esploso dopo essere stato sottoposto a una pressione enorme. Un pallone da calcio rotto? Che noia. Ma che genere di forza può aver conciato così un pallone? Forse è stato schiacciato da un'auto o da un cavallo. O da un cavallo che guidava un'auto. Wow. Comunque non importa, Zack. Hai visto Nathan e gli altri? Nathan? No, oggi no. Sono venuto qui da solo. Forse qualcuno nei paraggi l'ha visti. Proviamo a chiedere in giro. Sei sicuro, Mark? Chiedi in giro dove sono tutti gli altri. Chiedi in giro, ma... Ah, quella donna davanti alle scale viene spesso. Chi è? Chi è quella donna davanti alle scale? Lei, signora? Scusi il disturbo, sa? Nathan, vuol dire quel ragazzo con i capelli blu, lunghi e lisci? Sì, è lui che cerchi, gioca a calcio con i suoi amici quasi tutti i giorni proprio qui. È da un po' di tempo che li guardo mentre si allenano. Poverini. Poverini? Beh, all'inizio a causa delle loro ferite potevano a malapena correre, figuriamoci segnare. Sembravano così tristi. Ero preoccupata per loro. Hanno veramente affrontato tutto questo? Deve essere stato terribile. Sì. E oggi li ha visti? No, oggi no, non credo che siano venuti al campo. Mi chiedo dove siano andati. Ora che ci penso, c'erano delle altre persone ad allenarsi qui. Vuole dire gli Inazuma Kids FC? Non credo, erano più grandi. Però non ne sono sicura. Indossavano tutti delle tuniche con un cappuccio. Giocavano a calcio con delle tuniche? Che tipi strani. Ma le loro capacità non erano umane. Uno dei loro tiri, per esempio, era tutto il pallone in milioni di pezzettini. Kaboom!
Hanno fatto esplodere il pallone! Ne ho viste di partite di calcio in vita mia. Eppure non ho mai visto un tiro capace di far esplodere un pallone. Mamma mia, i timpani. Cos'era quel rumore? Veniva dalla torre! Immediata la chiamata. E ora che succede? Pronto, sono molto occupato in questo momento e... Cosa? Davvero? D'accordo, mi muovo subito. Detective Smith? È pazzesco. Il primo ministro ha subito un attentato e ora è sparito. Cosa? Di nuovo? Oh no, papà! Doveva restare un segreto. Devo tornare alla stazione di polizia ora. Voi invece potreste andare alla torre. Victoria, stai bene? Grazie, Sean, sto bene. So che mio padre se la caverà. Non sono più la stessa di prima. Sono diventata più forte stando con voi. Non posso lasciare che la cosa mi turbi. Dobbiamo raggiungere la torre. Andiamo, Mark. D'accordo, andiamo. Quel rumore, questa tensione nell'aria, potrebbe essere... Mi chiedo se tu abbia ragione. Indaga sul suono che veniva dalla torre. Ragazzi, è tosta questa. È un bel capitolo, non è un capitoletto così torni là, sfidi i cattivi e via. No, è davvero bello. Ora io capisco tutto, ma delle travi che cadono fanno questo rumore? Parliamo un po' con Seymour, va. Allenatore Hillman! Mark, guarda! No, cos'è successo alla torre? Fortunatamente solo una parte della torre è stata danneggiata. Chi può aver fatto questo? Questa torre è uno dei simboli di Inazuma. Era il posto preferito di mio nonno. Allenatore, cos'era quel rumore? Cos'è successo? Guardate un po' qui. Cosa? È un pallone da calcio nero. Pesa una tonnellata. Non ci sono dubbi. Questa è una delle palle che stava all'Alius Academy. Ma com'è possibile? Abbiamo appena sconfitto l'Alius. Allenatore, ha visto chi ha calciato questo pallone? No, purtroppo quando sono arrivato non c'era nessuno qui. Ehi, chi è là? Non fatemi del male. Eh? Sembra che non tutti siano riusciti a scappare. Questi due erano nel primo Inazuma. Calmati, e ora dici cosa è successo qui. Io non lo so, c'è stata una forte esplosione. C'erano questi ragazzi che cercavano di distruggere la torre e noi abbiamo cercato di nasconderci. Dove sono andati? Che aspetto avevano? Non lo so, erano troppo veloci e non sono riuscito a riconoscerli. Ah, avevano tutti delle tuniche con un cappucci. Come avrei potuto vedere le loro facce? Indossavano delle tuniche e devono essere ragazzi che hanno fatto esplodere i palloni sul fiume. Potresti aver ragione. Cacciano con grande forza il pallone e corrono veloci. Assomigliano in maniera preoccupante all'Alius. Credete che i giocatori dell'Alius rimasti stiano tramando qualcosa? La torre è un simbolo di pace e di stabilità per Inazuma. Distruggendola, hanno forse voluto mandarci un qualche tipo di messaggio. Potrebbe trattarsi di una dichiarazione di guerra? Ascoltate, è meglio che diciate la verità. Perché dovremmo mentire? Abbiamo anche le prove. Quando sono scappati hanno lasciato cadere queste, guardate. Ma sono delle... sono le divise della Raimon. Mark, questo è il numero di Nathan. Ehi, è vero! Questa è la maglia di Steve e questa è quella di Tim. Ci sono le divise di tutti, ma perché? Forse sono stati rapiti da quei ragazzi con le tuniche? Vuoi dire che sono stati presi dall'Alius? È Celia. Ehi, Celia, ascolta, è successa una brutta cosa. Puoi venire a Jude? Tutti alla Raimon sono stati... Celia, cos'è successo? Celia! Jude, che succede? È successo qualcosa alla manager? A Celia? Silvia! Nathan e gli altri sono scomparsi. Il primo ministro è sparito e ora le nostre manager. Ma che sta succedendo? Mark, sei alla Raimon Junior High, dobbiamo affrettarci. Sì, dobbiamo affrettarci assolutamente. Ah, eccovi qui, mocciosi pestiferi. Non andrete da nessuna parte. Questi scagnozzi sono uomini dell'Alius. Attenti, non sembrano avere buone intenzioni.
Ehi, io anche se non conoscessi che sono anche se non vedo che sono dell'Alius, non sembrano proprio che siano delle persone di cordiali, tanto per dire. Agenti di borsa? Sono dei bookmaker? Via, beccate sta palla infuocata. Pivello! Puh, schifoso, mi fai schifo! Poverino. Lo tratto male. Ai ai ai. Sì, che gol! Oh yeah! Ancora? Altri? Ma quanti sono? Via, dobbiamo andare da Raimon! Non abbiamo tempo per questi tirapiedi, fate largo! Jude, calmati! Fermi! Detective Smith, signor Veteran! Oh, Veteran ancora ci sa fare, eh! Mark, lascia che se ne occupi la polizia! Dovete andare all'autobus in Azuma! All'autobus? Perché? Qualcuno ha consegnato lì uno strano video, dovete vederlo assolutamente! Un video? Signor Veteran, di cosa sta parlando? Sentite, non ho tempo da perdere, non posso farlo aspettare ancora! Signor Veteran, aspetti! È corso via come se avesse fuoco alle calcagna, ma chi ci starà aspettando sull'autobus? Non ne ho idea. E cos'è questa storia del video? Mark, lascia che Detective Smith si occupi di questi scagnozzi. Dobbiamo andare sull'autobus. Sei sicuro, Jude? Seria? Sicuro che sono sicuro, andiamo! Attenzione. Torna subito sull'autobus. Vediamo un po', chi è che ci aspetta? Oh, Primo Ministro! Salve, era da molto che non ci vedevamo. Primo Ministro Vanguard, cosa ci fa qui? Papà, stai bene? Ho sentito che sei stato aggredito, chi può aver fatto una cosa simile? C'è lo zampino dell'Alius, ne sono sicuro. L'Alius Academy? Ma i Secret Service sono arrivati appena in tempo e sono riuscito a fuggire. Avresti almeno potuto farmi sapere che stavi bene. Mi dispiace, Victoria, ma gli agenti dell'Alius avrebbero potuto essere ovunque. Annunciando la mia scomparsa, potevo muovermi più liberamente. Mi è giunta voce che gli agenti dell'Alius stavano dirigendo verso Inazuma. Così sono venuto qui con il Primo Ministro, scoprendo che anche voi stavate subendo un attacco. Quindi l'Alius è ancora attiva. Forse anche quei tizi incappucciati che hanno rapito i vostri amici all'ospedale sono dell'Alius. Cosa? Vuol dire Nathan e gli altri? Un momento, direttore, che cosa ci fa lei qui? Credevo avesse chiamato i nostri manager perché desiderava organizzare una festa. Una festa? Non ne so nulla. Anch'io sono appena arrivato. Un momento. Quindi quel professore Aldaremon era a servizio dell'Alius. Jude sta incazzato nero. Ha chiamato Celia e mi è sembrato che fosse nei guai. E Silvia e Nelly erano con lei. Potrebbero averle rapite. No, la mia bambina! Però Astram Schilder è stato consegnato alla giustizia ed ora è rinchiuso in prigione. Chi potrebbe avere un raccomando dell'Alius? Un momento, date un'occhiata a questo video. Direttore, non abbiamo tempo per guardare la TV! Volevi? Voleva, Mark! Salve, Raimon Eleven. Conosco quell'uomo, era l'assistente di Schiller, Wise qualcosa. Per prima cosa vorrei esprimervi la mia più sincera gratitudine. Grazie a voi sono riuscito a liberarmi di quello stupido impiccione di Schiller. Cosa sta dicendo? Finalmente ho raggiunto il mio scopo. Ho ottenuto il pieno controllo dell'Alius. La meschina vendetta alla quale aspirava Schiller non mi interessa. Quel vecchio rimbambito non ha saputo sfruttare i veri poteri della pietra di Alius. Io invece ho condotto ricerche minuziose per anni. E sono riuscito a incrementare a dismisura l'energia emessa dalla pietra. E ora, finalmente il mio lavoro è terminato. Ho creato dei guerrieri dei poteri sovrumani persino più forti dei giocatori della micidiale Genesis. Parlo della mia più grande creazione, la Dark Emperors. I loro poteri sono davvero impressionanti. Non appena il mondo avrà avuto una prova della loro forza, tutti dovranno inchinarsi al mio cospetto. E allora potrò ricoprire il ruolo che mi compete e governerò il mondo! Per cominciare, la Dark Emperor sostraccerà la Raimon Eleven. La squadra è già stata inviata alla Raimon Junior High. Potete anche aver battuto l'Alius Academy, ma questa volta non avete speranze. Sarete delle cavie perfette per dimostrare la potenza della Dark Emperors. Non potete sfuggire al mio piano, Raimon. Non volete certo che accada qualcosa di brutto alle vostre care manager.
tutto qui, finisce così il video? Ehi, smettila, finirei per rompere la TV! Così i giocatori della Dark Emperor sono più forti di quelli della Genesis. Vuol dire che Lelius aveva ancora un asso nella manica. Ma questo Wells non era solo un assistente di Schiller? Ci sono! Il sistema di autodistruzione del quartier generale dell'Alius. Wells deve averlo attivato per coprire la sua fuga. Se avessi saputo che covava propositi così bizzarri, lo avrei tenuto d'occhio con maggiore attenzione. Mark, i Dark Emperors potrebbero essere i giocatori incappucciati di cui ci hanno parlato. Quelli che hanno rapito i nostri compagni di squadra. Lo pensi davvero? A giudicare dal pallone esploso e da ciò che ha appena detto Wells, è altamente probabile. E ora Dark Emperor si sta dirigendo verso la vostra scuola, giusto? Se li battiamo potremmo riuscire a salvare l'età negli altri e a liberare le manager. Se non fermiamo Wise le conseguenze potrebbero essere tremende. Se le sue ricerche finissero nelle mani di altre nazioni, anche queste potrebbero tentare di creare dei super guerrieri. E poi li impiegherebbero per combattere la guerra a livello mondiale. Chi ti dice che non sia successo? Non lasceremo che ciò accada. Mark! Ho imparato qualcosa viaggiando con voi per tutto il paese. Nel calcio non importa chi tu sia e da dove vieni. Se ci concentriamo sul pallone con tutto il cuore, ci sentiamo più uniti. Il calcio è uno sport che dovrebbe unire le persone, non causare divisioni e conflitti. Invece il calcio causa divisioni e conflitti. Guarda gli ultra, per esempio. Nessuno deve trasformarlo in un'arma. Non glielo permetterò! Mark! Hai ragione, Mark! È stato il calcio a farci incontrare. Ascoltate, mi dispiace, davvero. Non mi resta altra scelta che chiedervi ancora una volta di salvare il mondo. Non devi scusarti, padre. Mark andrebbe anche da solo a sfidarli se fosse necessario. Non può sopportare che si trascini nel fango il buon nome del calcio. Il nostro Mark è fatto così, è completamente pazzo per i palloni. Sì. Ehi, Mark non è pazzo! Darren credo che fosse inteso come complimento. Anche se con Scott non si può mai sapere. Sentite, abbiamo battuto la Genesis, giusto? E allo stesso modo batteremo anche questi Emperor o come si chiamano. Giusto, super guerriero no? Gli daremo una lezione. Dopotutto siamo la miglior squadra del pianeta, no? Giusto. Giusto, chi potrebbe batterli se non noi? Esatto. Siamo in posizione di vantaggio, dobbiamo continuare a pensare positivo. Se usiamo tutte le tecniche che abbiamo vinceremo per forza. Molto bene, conto su di voi, Raimon. Sì, signore. Bene, questa sarà davvero la partita finale. Avanti, andiamo! Quindi hanno creato una nuova squadra, ma com'è possibile? Non può essere. La squadra dell'Alius è qui, torna alla Raimon. Con calma. Ad ogni modo, Kuj, questo episodio termina qui. Lunedì andremo ad affrontare la Dark Emperors e finiremo in Inazuma Eleven 2. E giovedì dovrebbe iniziare il terzo capitolo. Quindi, io come sempre vi ringrazio, vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye!